Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Sono ormai all'ordine del giorno episodi di liti o addirittura risse tra cittadini italiani e mendicanti, spesso stranieri, che in alcuni casi con molta insistenza chiedono la moneta del carrello o comunque un piccolo contributo economico. Le è capitato di sentirsi infastidito da queste persone e se sì, come ha reagito? Ma niente, semplicemente non gli do niente, tutto lì, anche perché faccio donazioni però nelle onlus così, quindi è inutile che le dia persone che non so neanche chi siano. Dipende, ci sono alcune persone che sono abbastanza pressanti, altre meno. In caso di persone pressanti come reagisci? Niente, passo, vado dritto per la mia senza problemi, diciamo, non cerco, non gli dico vai via piuttosto che... Cerchi la rissa. Esatto. No, non mi hanno mai infastidito, sono io che liberamente se c'è una moneta gliela do volentieri. Pensi che a Verona il sindaco Flavio Tosi ha messo un'ordinanza che punisce chi elargisce denaro a quello che lui ha definito il racket degli accattoni. Accattonaggio vietato fuori da chiese, bar, ristoranti, negozi. Sarebbe felice se ciò avvenisse anche a Voghera. Ma lì mi sembra un po' esagerato, perché più che altro è lui che deve provvedere a non fare venire questa gente. Quindi c'è, cosa va a punire? No, non sono d'accordo. Dipende, io sono convinto che ci siano alcune persone che hanno veramente bisogno e altre che ci sia dietro qualche tipo di organizzazione, okay, che sfrutti queste persone. Ovviamente riconoscere qual è un caso e qual è l'altro è difficile, però insomma, se ci sono dei casi in cui io me la sento magari con persone che conosco, ad esempio un ragazzo di colore che è sempre fuori dal supermercato, che io conosco tra virgolette, lui la monetina gliela do volentieri, se non mi fido non do niente e basta, passo avanti. Dunque, personalmente non lo trovo giusto. Può esserci davvero dietro qualche cosa di negativo, ma in quel momento io non lo posso sapere. E per cui comunque aiuto la persona che ho lì davanti. Mi ricordo le parole di un cardinale che disse: date una moneta a quelli che incontrate, che fate del bene. Non perché ero un cardinale, ma comunque io credo che si possa fare. È un gesto quasi inutile in un certo senso, ma magari in quel momento può essere un aiuto. Io, magari un'altra persona ancora. Di essere multata proprio. No. Pensi che questo sindaco dice i veri poveri non sono quelli che stanno per strada a chiedere monete? Ma sì, ci saranno anche quelli che magari hanno, diciamo tra virgolette, più dignità e non si mettono per strada. Però credo che insomma, quelli che... Beh, adesso io parlo per Voghera, che è una città piccolina, e vediamo, no? Quindi è vero che Voghera è diventata una città in cui il lavoro non ce n'è più. Era una città fiorente e quando parlo di Voghera parlo di tutto l'Iterland. Effettivamente non ci sono più fabbriche, ci sono attività che nel giro di poco tempo aprono poi chiudono, quindi di fatto sì, sono poveri anche quelli che magari vanno alla Caritas, che vanno ai centri a mangiare al mezzogiorno, ovviamente. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.